Abbiamo depositato in Commissione Sanità qui in Regione Lombardia questa risoluzione per il riconoscimento della sindrome fibromialgica. La fibromialgia colpisce soprattutto donne, parliamo di più di 2 milioni di cittadini italiani ed è una sindrome estremamente dolorosa. Sono dolori migranti, sono dolori che girano per il corpo, che impediscono alle persone spesso un'attività lavorativa e dei rapporti sociali normali, però non viene riconosciuta e quindi queste persone non hanno riconoscimento per esempio per le assenze dal lavoro oppure per i medicinali o per quello che sembra essere la cura migliore per questa, quella più efficace per questa sindrome, che è il supporto psicologico. Chiediamo alcune cose che sono già state riconosciute in altre regioni, l'adozione di provvedimenti e di azioni nei confronti del Ministero della Salute affinché la patologia della fibromialgia possa essere riconosciuta quale patologia invalidante, istituire presso le ATS ambulatori dedicati per la diagnosi e la cura della fibromialgia, cura e diagnosi che attualmente viene fatta nei reparti di reumatologia degli ospedali. Predisporre, anche in collaborazione con gli istituti di ricerca e le ATS regionali, campagne informative e di sensibilizzazione per l'individuazione e la cura della fibromialgia. Questo è molto importante perché tantissime persone stanno malissimo e prima di capire che possono essere fibromialgici, quindi prima di approdare a un medico che gli dica guardi, lei potrebbe avere la sindrome fibromialgica, magari passano mesi se non anni. Quindi l'informazione è davvero molto importante. Ultimo punto, incentivare la ricerca scientifica e il sostegno di progetti di sperimentazione sulla fibromialgia, anche al fine di costituire un network per lo scambio di conoscenze, di studi e di buone pratiche che possano contribuire alla predisposizione di un protocollo per la diagnosi precoce e la terapia più appropriata. Cercheremo di insistere il più possibile perché venga calendarizzata presto e vi faremo sapere quali sono i risultati di questa nostra azione. Grazie.